Ciao Betes.it, Paolo è un uomo che fa le consegne. Mimma è una donna che fa la rocker, ma è molto meno simpatica e fica di Tony in Tutti i Santi Giorni di Paolo Virzì. Paolo è Luca Marinelli che si innamorava di Tony, della cantante siciliana, in Tutti i Santi Giorni di Paolo Virzì, un film che io adoro, dove Marinelli, come al solito, è super. Mimma è Isabella Ragonese nel film, proprio no, non mi è piaciuta per niente. Mimma e Paolo, Paolo, vabbè, Paolo è un gay passivo, piuttosto antipatico, fuma sempre, e incontra Mimma in una dark room mentre tutti i corpi si stanno lì, tutto molto decadente, infernale, bella visione dell'omosessualità. E però c'è Mimma anche in mezzo a sto locale dove tutti gli uomini nel buio della dannazione dell'omosessualità si contorcono di piacere, però è tutto molto triste. C'è anche una donna che sviene. Paolo la prende. Paolo è Luca Marinelli, la donna Mimma è Isabella Ragonese. Poi a un certo punto Mimma si impossessa della vita di Paolo, che è un gay piuttosto idiota, che fa qualsiasi cosa gli dica di fare Mimma, quindi la porta in giro per l'Italia e scende da Torino a prima Roma, poi Napoli, poi vanno in Sicilia. Questo è un film in cui le città sono tutte uguali, c'è sempre le macchine, passano, non senti il viaggio, i vestiti dei personaggi sono costumi di scena, non sono vestiti, non senti mai il sudore, il passaggio delle ore, c'è uno stacco di arrivo tra Roma e Torino che sembra che Paolo ci è arrivato con la macchina in 2 secondi. Ovviamente Paolo perde tutto, perderà tutto. Ha una datrice di lavoro che si chiama Assunta e lui, grazie al carisma di Mimma, che noi non vediamo ma lo vede solo lui, fa qualsiasi cosa per Mimma perché Mimma è incinta. E poi allora quella sarà la grande motivazione per Paolo. Paolo si fa sballottare da Mimma, Mimma gli dice andiamo di qua, andiamo di là. Paolo non c'ha una vita, non c'ha niente. Ha un lavoro, ma non gli interessa. Nell'Italia di oggi non è interessante per un personaggio gay mantenere il lavoro, è più interessante un'altra cosa. Forse si sarà capito, non mi è piaciuto per niente Il padre d'Italia di Fabio Mollo, con tutto il rispetto, però è un cinema che non mi dice nulla, mi irrita anche profondamente, non solo per come vengono trattati certi argomenti, ma per come fa, per quanto è vecchio come film, per quanto è vecchia anche l'incontro del personaggio esuberante e del personaggio represso. E quindi in questa sorta di sorpasso in chiave gay che vogliono essere padri, sorpasso di Nolisi in chiave gay che vogliono essere padri, il Gasman della situazione è Isabella Ragonese, il Jean-Louis Trintignant è questo Paolo di Luca Marinelli. C'è un momento un po' di verve, ma perché diventa il film? Lo chiamavano Gigrobò perché Isabella Ragonese, Mimma, trucca Paolo, Luca Marinelli e si mettono a cantare Non sono una signora di Loredana Bertè e uno dice è lo zingaro. Infatti, peraltro, insomma, lo pensiamo alcuni da tempo, perché non fare uno spin-off sullo zingaro, visto che c'è quel dettaglio della testa sul ponte alla fine di Gigrobò e sarà difficile far tornare Fabio Cannizzaro nel sequel nel momento in cui, anche se, e non sappiamo nemmeno se vedremo il sequel, ovviamente, perché in Italia non sappiamo se vediamo il sequel di Lo chiamano Gigrobò. Spin-off Lo Zingaro, questo è un film che diventa minimamente più vivo quando entra il cinema di Gabriele Mainetti dentro Il Padre d'Italia e quindi Marinelli si trucca, canta Non sono una signora e tu dici voglio vedere uno spin-off, fanno gli spin-off in America perché non li possiamo fare pure noi, voglio vedere lo spin-off dello Zingaro quando stava a Buona Domenica, si arrabbiava e non riusciva a entrare nello showbiz. Sono due bravissimi attori, non mi sono piaciuti nessuno dei due in questo film. Il personaggio di Isabella Ragonese va in giro con una giacchettina che è molto simile a quella di Ryan Gosling in Drive di Nicholas Winding Refn, solo che c'è una Madonna al posto dello scorpione sulla schiena. Lo scorpione che sta sulla schiena anche del motociclista gay nel manifesto super gay Scorpio Rising, Scorpio di Kenneth Anger. Peraltro è proprio l'inizio di Scorpio Rising di Kenneth Anger, è l'inquadratura dello scorpione sulla schiena, da lì viene lo scorpione di Ryan Gosling in Drive, e poi appunto quindi c'è Kenneth Anger, Nicholas Winding Refn, Fabio Mollo, tutto il viaggio. La Madonna perché? Perché va bene essere gay, ma bisogna sempre, sempre essere gentili con i cattolici, che odiano i gay ovviamente, il cattolicesimo è la religione proprio che ai gay non li sopportano, però. Altra cosa che non mi piace del cinema italiano, c'è sempre questo tentativo di cercare di quasi convincere i cattolici che essere gay
è una cosa normale, ma tanto non li convincerai mai. Infatti si dice che anche i soliti cliché che non sopporto più, che la Madonna è stato contro natura il parto di Gesù perché Giuseppe non l'aveva inseminata e quindi è stato lo Spirito Santo, allora è tutto contro natura, i miracoli sono contro natura. E insomma, arriviamo poi appunto a un'idea di... Io amo di più i film riformisti di approccio anglosassone, dove c'è la lotta politica, dove capisci perché in un paese non passano certe leggi. Non mi piace per niente questo approccio, per niente, questo approccio misticheggiante che ammicca ai cattolici, al pubblico cattolico, perché proprio qua si dovrebbe stare proprio da un'altra parte. Sono come i neri che vogliono entrare dentro il Ku Klux Klan, non sono d'accordo, non lo capisco. Non so se si è capito, non mi è piaciuto Il Padre d'Italia di Fabio Mollo, è un cinema che non mi comunica nulla e mi irrita. Però magari a voi piace, c'è un nudo integrale di Marinelli, c'è anche l'Aragonese, mezza nuda, o poi anche l'incontro etero-gay, insomma Ettore Scola fa fare una certa cosa in una giornata particolare a Mastroianni e Loren, lui è un personaggio gay, lei è un personaggio etero, gli fa fare una certa cosa come Özpetek, fa fare una certa cosa a Margherita Buy, personaggio etero, e Stefano Accorsi, personaggio gay, ne fate ignoranti dopo un po'. Qui succede subito. E anche questo mi ha dato fastidio, non posso dire cosa, ma insomma forse avete capito. Il padre d'Italia! No, no, no! Ciao, Bad Taste!